Di non. Aveva una delle giornate più dense e ricche di emozioni sulle spalle, ma Papa Francesco non ha usato il comprensibile alibi della stanchezza per sottrarsi all'ultima fatica. 46 minuti e 21 secondi di conferenza stampa ad alta quota nel suo viaggio di ritorno da Tel Aviv. C'era una promessa da mantenere, ma soprattutto la disponibilità a parlare a tutto campo in assoluta libertà, con 70 tra reporter, cameraman e corrispondenti di tutto il mondo. E così Bergoglio ha spiegato che il bacio delle mani ai sopravvissuti, come il segno di croce davanti al muro che separa Betlemme, non erano atti meditati, ma gesti autentici e spontanei, e che l'invito rivolto ai due presidenti, Abu Mazen e Peres, a mettere a disposizione la sua casa per invocare attraverso la preghiera il dono della pace, doveva concretizzarsi già durante la sua visita di 3 giorni in Terra Santa, ma che non è stato possibile farlo. Un Papa che chiarisce subito di non voler svolgere un ruolo politico e che alla domanda sul destino di Gerusalemme rilancia la proposta elaborata dalla Santa Sede di una città a statuto speciale, luogo di pace e di concordia tra le religioni. Svela persino qualche retroscena nel racconto personale dell'incontro con Bartolomeo, fulcro del suo pellegrinaggio sui luoghi evangelici. La proposta a cui stanno meditando è la richiesta al sinodo panortodosso di celebrare la Pasqua insieme cattolici e ortodossi. Ma è sulla questione degli abusi su minori che Papa Francesco diventa durissimo. Nessun privilegio, anche i 3 vescovi attualmente sotto inchiesta per aver commesso questi reati, saranno giudicati secondo il diritto canonico. Chi compie un abuso tradisce il corpo del Signore. Perché questo sacerdote deve portare questo bambino, questa bambina, questo ragazzo, questa ragazza alla santità. E questo ragazzo, questa bambina si fida, e questo invece di portare alla santità abusa loro. E questo è gravissimo. È proprio come, ma dirò una comparazione soltanto, è come fare una messa nera, per esempio, no? Ma tu devi portarlo alla santità e lo porta a un problema che durerà tutta la vita. Tolleranza zero, ha invocato il Papa, che poi ha annunciato la celebrazione nelle prossime settimane a Santa Marta di una messa con 8 vittime di abusi sessuali. Stessa decisione nel portare avanti la riforma della Curia e nel riorganizzare la struttura finanziaria della Santa Sede. Ancora una volta il Papa ha assicurato onestà e trasparenza nella gestione dello IOR, la Banca Vaticana, e ha spiegato che è in fase di valutazione e di studio la vicenda dei 15 milioni di euro distratti in favore della Lux Fide. E infine sinodo per la famiglia e questione dei divorziati risposati, ma anche l'annuncio in gennaio di un secondo viaggio in Asia, tappe Sri Lanka e Filippine. Non è mancata la domanda sulle possibili dimissioni. Il Signore mi dirà cosa fare, ha risposto Bergoglio, che ha spiegato come Benedetto XVI abbia aperto una porta ai papi emeriti. Un evento, quello del pensionamento di Francesco, che vista la lucidità e l'energia con cui ha affrontato un viaggio massacrante, sembra molto lontano.